visto il primo e mi sembrava affidabile e ho comprato. Comunque, dovresti fidarti di me, perché comunque sono appena fuori corso, non è che sia chissà cosa. Questa mi sa che la darò nella sessione straordinaria dell'anno prossimo. Ok.
Post-esame.
questa scena nel dettaglio. Questa scena diventerà realtà. Fidati, ho imparato questa tecnica. L'ho trovata, mi sembra, in un libro. Si chiama La legge dell'attrazione. Noi possiamo attrarre tutto ciò che vogliamo. Ora, la sto provando queste ultime settimane e ha funzionato. Adesso è giunto il momento, è giunta la vera prova. Noi immaginiamo di aver passato questi esami, di averli passati anche bene, perché no? E vedrai che accadrà, però dobbiamo veramente, veramente volerlo e immaginarlo ed essere 100% convinte. Quindi dedichiamo qualche istante questa visualizzazione. Ok. Io mi sto proprio vedendo lì che apro le email. Esame superato con... Ci accontentiamo di un 27, dai. 27. Lacrime di gioia iniziano a scendere. Genitori e loro anche iniziano a gioire e a dirmi che sono una figlia incredibile, che sono orgogliosi di me, che non se lo sarebbero mai aspettati. E che sapevano che avevo del potenziale. Ecco, questa è stata la mia scena, molto, molto vivida nella mia testa. Spero che tu abbia fatto lo stesso. Adesso noi daremo tutto quello che abbiamo per far sì che questo desiderio si avveri, perché non è che accade così dal nulla, bisogna impegnarsi. Quindi, da che materia vuoi partire? Questa microbiologia ce la facciamo. Allora, ecco qua. Anche qui ho già sottolineato un pochetto, però naturalmente non mi ricordo nulla. Quindi, allora, ti spiego un po' il mio metodo di studio. Sono sicura che anche tu ne hai uno bello assodato ed efficace, ma è sempre utile imparare qualcosa di nuovo. Quindi cosa faccio io? Leggo una pagina, sottolineo ciò che ritengo importante e poi, a voce alta, senza guardare, ripeto tutto quello che mi ricordo. E questo processo lo rifaccio finché non ho ripetuto importanti della pagina, quindi una pagina per volta. È un metodo un po' lungo, me ne rendo conto, però è veramente efficace, fidati. Diciamo che l'ho adottato solo di recente, ma sono veramente convinta che possa darmi grandi risultati. Scienza che studia i microrganismi e le loro attività. Cosa sono i
semplicemente ricordarci che le cellule procariotiche, quindi quelle dei microrganismi, sono
Lasciato delle piastre in laboratorio. Il giorno successivo vi era in queste piastre un alone di inibizione dei microrganismi. Questo alone era dovuto alla presenza della penicillina che non permetteva la crescita dei microrganismi. Pazzesco. Ok, adesso inizio a parlare dell'impatto di questi microrganismi. Questo lo stacco e te lo lascio a te. Non ti preoccupare perché al massimo poi mi fai le foto. Microrganismi endogeni che normalmente colonizzano l'uomo. Dunque, qua fa una lista. Questi microrganismi partecipano al metabolismo di alimenti, forniscono fattori di crescita essenziali, di altri microrganismi, stimolano la risposta immunitaria. In assenza di tali microrganismi la vita sarebbe impossibile. Cioè sono importanti, capisci? Questi microrganismi endogeni che abbiamo dentro. Poi c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, come sappiamo. E perciò cosa possiamo trarre da questo? Che non tutti i microrganismi esistono per nuocere, ne abbiamo bisogno, no? Cos'è che dice? Partecipano al metabolismo degli alimenti che introduciamo, ci forniscono fattori di crescita essenziali, proteggono da altri microrganismi, quindi c'è una lotta tra questi microrganismi, ci sono delle rivalità e poi stimolano la nostra risposta immunitaria. Infatti è proprio grazie a questo principio che sono stati creati i vaccini. Comunque, poi vabbè, microrganismi e agricoltura non ci interessa, microrganismi ed energia vabbè neanche ci interessa, dai. Possiamo trarre molte info.
questi robi qua, che sono i plasmidi, che servono a un sacco di cose. Posso affrontare.